Siamo di nuovo in compagnia con il vice sindaco del comune di Agropoli. Allora, Adamo, dei risvolti nel primo pomeriggio per quanto riguarda la chiusura dell'ospedale agropolese. Vuoi chiarire un attimino la situazione? Certamente, risvolti assolutamente, potrei definirli drammatici perché sono assolutamente inaspettati per quel che avevamo avuto sentore in questi giorni. Nel senso che è arrivato un provvedimento del direttore generale dell'ASL che sostanzialmente per il 2 aprile blocca i ricoveri e nel giro di 15 giorni dal 2 aprile quindi in poi impone, diciamo, all'ospedale di mandare via, diciamo, i pazienti ricoverati o quelli che non è possibile, diciamo, di mettere, di trasferire in un'altra sede. E la cosa è ancora più grave, insomma, chiudono anche la scientifica di radiologia e il lavoro di analisi. Quindi praticamente svuotano in maniera completa l'ospedale senza dare nessuna altra alternativa, almeno al momento questo sono le notizie che abbiamo. Quindi di fatto una chiusura così improvvisa, secondo me, io mi restituire dire anche fatta ad hoc, perché si è fatta subito dopo Pasqua, quasi a non dare neanche il tempo di rendersi conto le persone di quello che accadeva. Ed è proprio questo, secondo me, l'elemento più grave. Cioè nel senso che senza un cronoprogramma la chiusura, io ritengo sia assolutamente grave, perché se non si dà notizia al cittadino che il pronto soccorso che sta allocato presso l'ospedale è chiuso, immagina una persona che si reca anche da un mese di vita pensando che l'ospedale è aperto, perché non è alla conoscenza di queste chiusure, si reca magari all'ospedale per le ultime cure, troverà improvvisamente l'ospedale chiuso. Quindi come si fa in maniera così fulminea a chiudere un ospedale aperto da 10 anni senza dare comunicazione ai cittadini? Noi, ripeto, l'abbiamo saputo perché c'è stata girata una nota fatta all'azienda locale, ma non lo sapevamo noi direttamente. Perdonami se ti interrompo, Adamo, infatti proprio stamattina avevamo avuto da te la conferma che era stata scongiurata la chiusura dell'ospedale, poi invece abbiamo appreso. Chi ha parlato con noi ha fatto politica, come dice, in questi casi, nel senso che non ci ha detto la verità perché non ci dà il diritto. Quello che posso dire oggi, a parte l'enorme amarezza che si sta vivendo in questo momento, perché veramente è un'ingiustizia enorme per la città di Agropoli, noi la prima cosa che abbiamo fatto veramente il corso al TAR. Perché riteniamo che il provvedimento è ingiustificato e abbiamo chiesto di immediata sospensiva di questo provvedimento e abbiamo fatto una giunta immediata oggi, e abbiamo saputo alle 14, già alle 15 abbiamo fatto giunta, abbiamo dato incarico all'avvocato per fare di consultante. Prima cosa, abbiamo convocato una conferenza stampa con tutte le persone che possono partecipare, a questo punto si è annunciata una battaglia che noi faremo per difendere l'ospedale, ne abbiamo convocato tutte le forze politiche qui in comune per giovedì alle ore 10. Parlamentari regionali e nazionali della provincia di Salerno, le associazioni, le parrocchie, tutti coloro che vogliono, diciamo, intraprendere insieme a noi la battaglia di difesa dell'ospedale. A questo punto dobbiamo utilizzare questi termini, cioè noi devono sapere con chiarezza, diciamo, coloro che sono presi la responsabilità di questo atto gravissimo, che noi non saremo inermi e combatteremo con tutte le nostre forze per difendere il nostro ospedale, perché fin quando non lo chiudono definitivamente, che c'è ancora la possibilità, noi combatteremo. Certamente noi fino ad ora abbiamo agito senza farci vedere dai cittadini, perché abbiamo agito per vie istituzionali e fino ad ora siamo riusciti a tenere aperto, ma se vogliono cacciare la parte più negativa di noi siamo pronti anche ad atti assolutamente, diciamo, come dire, clamorosi per difendere il nostro ospedale. Fino ad ora, ripeto, siamo stati tranquilli perché abbiamo creduto nell'azione delle istituzioni, atteso che le istituzioni in questo momento con questo atto ci deludono, noi siamo pronti a qualunque iniziativa, sindaco in testa, l'amministrazione dietro, ma ripeto, i nostri parlamentari, coloro che ci sono stati vicini, a difendere in ogni modo la nostra struttura ospedaliera. Va bene, grazie al vice sindaco Adamo Coppola per l'aggiornamento sull'ospedale di Agropoli. Grazie. Prego.